Buonasera. Allora, stiamo per andare sul lago Sander Bad Jersey in Germania. E come vedete qui, questa grande terra offre alcune delle più affascinanti destinazioni di pesca d'Europa. Una di queste gemme è il lago Sander Bad Jersey, noto per aver ospitato diverse gare di pesca sportiva. Il lago si trova nel territorio del bellissimo comune di Sankt am Main, in Baviera. Sono circa 40 ettari. Il lago è in realtà una grande baia del fiume Meno, il fiume più lungo che scorre in Germania. Allora, abbiamo la nostra licenza. Queste sono le specie di pesci che dobbiamo andare a prendere. Vi faccio vedere quali. Allora, dobbiamo prendere la tinca. Eccola qui, è presente come tinca comune, trofeo e onica. E queste sono le esche che dobbiamo, che potremmo utilizzare. Inoltre alla tinca dovremmo, se abbiamo tempo, cercare di prendere anche il siluro, la versione trofeo. La versione trofeo che nello specifico, la versione trofeo nello specifico, tanto questo me lo metto qua su, vediamo, ecco, così va bene. Nello specifico il siluro versione trofeo in questo lago pesa intorno ai 9 kg. Il siluro però può raggiungere fino a 90 kg. Useremo le sanguisughe per prendere il siluro e ami 3/0 e 4/0. Inoltre, per catturare la tinca, che pensiamo la trofeo si aggiri intorno ai 2 kg, useremo gli ami dal 6, che è il più piccolo per questo, per la trofeo, al 4, e utilizzeremo gambri di fiume, larve di zanzara, lombrichi, vermi rossi e sanguisughe. Useremo con i gambri di fiume tagliati gli ami 2, con le larve di zanzara gli ami 6, con i lombrichi, vermi rossi gli ami 4 e con le sanguisughe gli ami 1 per la tinca. Invece per il siluro abbiamo detto useremo il 3/0, il 4/0, decidendo tra uno e l'altro. Questo perché le sanguisughe, accettano anche questo tipo di ami, nel senso che ci sono diverse misure di sanguisughe, sia piccole, inizia da 1, che è la più piccola, la sanguisuga alla 6.0, mi pare, non mi ricordo bene. Parliamo di numero di numerazione di ami, quindi 6/0, no, 6.0, 6/0. Perché? Perché le sanguisughe possono essere piccole 3 centimetri, 2 centimetri, ma possono essere anche grandi, cresciute, hanno mangiato parecchio, hanno succhiato parecchio, perché succhiano sangue, apposta sono chiamate sanguisughe, e quindi possono essere anche grandi 6-10 centimetri, anche più centimetri. E va bene. Iniziamo pescando la tinca, cercando di prendere una tinca da trofeo intorno ai 2 kg, 1,5 kg. La tinca
La tinca è un pesce notturno come la carpa e si pesca, diciamo, a tutte le altezze. Però se l'acqua è molto fredda, la tinca e la carpa stanno un pochino a fondo, stanno dove l'acqua è più calda, risente meno delle temperature esterne. Allo stesso modo, se l'acqua è fredda, le tinche vanno comunque, cioè, scusate, allo stesso modo, se l'acqua è calda, le tinche vanno lo stesso a fondo, perché a fondo la temperatura potrebbe essere inferiore, più bassa rispetto a quella esterna. E quindi dobbiamo tener conto della temperatura dell'acqua e di quella esterna per capire dove è più caldo o più fresco. Il siluro invece si pesca nelle buche profonde, quindi cercheremo con il GPS, cercheremo di andare in posti dove ci sono, dove è più profondo. In questa uscita utilizzeremo l'imbarcazione. Abbiamo un motoscafo e col GPS e l'ecoscandaglio, e quindi potremo vedere anche la presenza o meno di pesci sul fondo. Bene, io direi partiamo. Usiamo per la tinca, ma anche per, in questo caso non usciamo con le canne da spinning, ma usciamo con canne da competizione e da fondo. Avremmo potuto usare anche la canna per la cattura delle carpe, questa qui, la Carp Ranger 330. Ma in negozio ce ne sono anche altri modelli di canne per carpe. Io al momento sto utilizzando questa, la Carp Ranger 330, che costa 55.050 crediti, ed eccola qui. È lunga 3,3 m. Questa è per la cattura delle carpe, che in questo caso non utilizzeremo. Vi sto soltanto facendo vedere com'è fatta. Ma noi utilizzeremo questa canna da competizione per la cattura delle tinche, perché sono leggere. La trofea, abbiamo detto, non supera i 2 kg, quindi non è eccessivamente pesante, eh? Il massimo peso di una tinca è intorno ai 7 kg, pare, dalle informazioni che ho recepito giocando su questo gioco. E quindi questa canna, il vantaggio è che ha leader 0,18, quindi è molto fino e tiene fino a 8,5 di peso, sorregge fino a 8,5 kg. Eventualmente cambieremo il galleggiante, perché questi sono galleggianti da torrente, anzi li cambiamo subito prima di partire. Mettiamo i galleggianti da lago, gli slider, che ci consentono di pescare a diverse profondità, e quindi li mettiamo nel nostro zaino entrambi. Inoltre utilizzeremo questo galleggiante a pera luminoso. I galleggianti questi qui possiamo lasciarli a casa. Anche questo galleggiante blu potrebbe essere adatto anche per la pesca in lago, ma è pesante, sì, è per la pesca notturna, però
Nel caso della carpa è meglio avere un galleggiante affusolato. Questo anche lo lasciamo a casa. Che altro? Gli slider l'abbiamo presi. Vediamo questi galleggianti. Questi qui sono sottili, leggeri, per un peso, per poco peso, quindi non sono adatti in questo caso. Forse nella pesca con canna da competizione. Questo è fluorescente, è notturno. Per esempio, con immesso con i lombrichi, già è troppo pesante per questo tipo di esca, quindi non è adatto. Qui c'era. Abbiamo tolto un galleggiante. C'era un galleggiante a pera, c'era. Galleggiante a pera è adatto per torrenti. Prendiamolo comunque uno, su, ci può servire. Quindi prendiamo un galleggiante a pera, quello più usato, 99, 97, prendiamo questo, mettiamo qui. Qui ci mettiamo invece uno slider. Usiamo queste due canne, una la teniamo in mano e una questo qui. Ci mettiamo lo slider. Questo galleggiante che abbiamo tolto. Lasciamolo anche questo. Tanto non è che ci pesa molto, eh. Abbiamo 9 pasture, 8 mulinelli. La nostra attrezzatura ci consente di portare 9 pasture, 8, dico 25 pasture, 10 mulinelli, 16 lenze e 116 accessori. Ne abbiamo 9 di pasture, 8 mulinelli, 10 lenze e 63 articoli nello zaino. Il nostro zaino è il Chum Chest XXL, che può portare 70 attrezzature, 5 lenze e 15 componenti, 15 pasture, che poi sommate alle altre, per esempio al Wild Element Deluxe, che è questo giubbino, che può portare, per esempio, 4 lenze, 35 attrezzature. Insomma, la somma dà questi valori qui. Questi. Questo così. Torniamo di qua. Ecco. Allora, vi stavo facendo vedere questo, vabbè. E proprio per non saltare di palo in frasca, ritorniamo alle nostre lenze. Quindi abbiamo cambiato i galleggianti. Abbiamo messo gli ami, già l'avevo già messi in partenza per. Quindi abbiamo con i gamberi abbiamo un 2.
con le larve di zanzara usiamo la Mosei e con i lombrichi il Lamo 4. Il 4, lombrichi e vermi rossi 4, larve di zanzara 6, gamberi di fiume tagliate 2. Le sanguisughe useremo l'1. L'1. L'1 dov'è l'1? 1, 1, 1, eccolo. Poi abbiamo l'1, 0, il 3, 0, il 4, 0. 1, 0, 3, 0 e 4, 0. Useremo il 3 barra 0 e 4 barra 0. L'1, 0 stava lì, ce l'ho lasciato perché in teoria si potrebbe usare anche il 2 barra 0 che non ho preso, vabbè. Lasciamo questi qui, 1, 0, 3, 0, 4, 0. Va bene. Allora, le nostre lenze ve le ho fatte vedere. Questa è la canna da fondo, ve l'ho fatta vedere. Ha un leader 0,22 mm. È abbastanza fino, ma non eccessivamente. Forse era meglio uno 0,18. Vediamo un po' uno 0,18. 0,18, vediamo. Allora abbiamo questo, 0,22 e 11. 0,22 e 11 è questo qui, ne abbiamo 4 e quello 5. E tiene fino a 11 kg. Noi dobbiamo pescare la tinca intorno a 2 kg. Lo 0,18 arriva a 8,5. Il filo tiene 12 kg, quindi in teoria potremmo prendere questo leader di titanio 0,18 e metterlo qui e io direi che si possa fare subito. Prendiamo il leader di titanio 0,18 e lo sostituiamo e quindi abbiamo un altro 0,22 qui, va bene. Oh, qui invece abbiamo 1,028. Poi ricordiamoci di, poi mi ricorderò, speriamo, pescando il siluro di rimetterli. Perché se no strappa. Mentre per la tinca anche ci si può stare. E qui abbiamo che pesci ci sono? Perché bisogna tenere conto anche degli altri pesci. Sono tutti pescetti all'incirca, la bramide, la cerina, l'anguilla. L'anguilla tra l'altro di notte, sì. E di notte gli altri stanno a dormire, stanno. Quindi giusto la carpa, se abbocca una carpa, probabilmente ci creerà dei problemi. E lasciamoli quelli pesanti, vai, non ha importanza. Lasciamo questo 0,28 14 kg. Questo l'abbiamo sostituito, abbiamo messo 8,5, rimettiamo lo 0,22 che tiene 11. Eccolo. Ma comunque stiamo utilizzando delle esche che non sono molto appetite da altri pesci, comunque, vabbè. Rimettiamo questo. Rimettiamo perché mi dà più sicurezza, è un 0,22. Sì, lo rimetto. E qui invece lasciamo lo 0,18 perché 8,5 e il filo lo tiene 9,1. Del resto il mulinello arriva a massimo 10. Qui per forza necessariamente dobbiamo lasciare questo finale, non mettere un finale più robusto, altrimenti il finale non si rompe, ma si rompe prima la lenza del mulinello, sicuramente la lenza, e quindi dopo la lenza
se si rompe si dovrà buttarla. E quindi lasciamo questo leader 018 senza metterne uno più robusto. Andiamo. Ancora ho la premium che scade più tardi. Scade. Quando scade la rinnoviamo. Adesso lasciamola così. Abbiamo tutto. Thunderbird Jersey. Partenza. Il viaggio ci costa 10.000 crediti. La licenza ce l'abbiamo avanzata per la pesca notturna. Andiamo a pescare direttamente di notte. Queste sono le previsioni. Dobbiamo spostarci alle 21. Alle 21, ecco. Allora, temperature dell'acqua oscilla tra i 19 e i 22 gradi, esterna 20-30, siamo in Europa, in Germania, quindi è caldo, siamo in estate. Quindi useremo una pastura per il caldo e per pesci bianchi, di fondo bianchi. Diamo un'occhiata ai luoghi di pesca. Siamo già arrivati, abbiamo fatto già il viaggio in aereo e siamo arrivati, e diciamo che al momento siamo ancora in albergo. Diamo un'occhiata al luogo di pesca tra questi dove dobbiamo da scegliere per pescare la tinca. Allora, per pescare la tinca, io direi di andare al villaggio delle acque tranquille, oppure la pesca sul Meno, i Campi d'Oro, c'è anche i boschi bavaresi. Di queste dobbiamo vedere poi col GPS dei punti abbastanza profondi. Anche i docks meridionali c'è la tinca. Sto leggendo le specifiche, le possiamo leggere insieme. Allora, iniziamo da questo, pesca all'alba. Noi possiamo andare direttamente qui. Qui è il Moli del Sud e leggiamo le specifiche. Moli del Sud. I moli del Sud. Per i moli del Sud. Sarebbero i docks meridionali. Quasi l'intero perimetro del lago Thunderbird Jersey può essere considerato
un punto di pesca senza fine, la graduale sponda, eccetera, eccetera, coltivata con erba e arbusti cespugliosi. Ci sono quindi le banchine. E si pesca la tinca, però è una pesca ricreativa. Invece, se andiamo al villaggio delle acque tranquille, questo luogo di pesca assolutamente. Allora, vediamo, acque tranquille, pesca all'alba. Pesca sul Meno, boschi bavaresi, le acque tranquille. Pesca sul Meno, boschi bavaresi, Campi d'Oro. Lago in un lago, villaggio di acqua naturale, villaggio delle acque tranquille sarebbe questo qui. Vediamo. Sì. È circondato da fitti boschi verdi da un lato e affacciato su un incantevole paesaggio rurale con le casette di un vicino villaggio sulla sponda opposta. Sapore colorito, composto meloso, godersi un piccolo pomeriggio estivo e concedersi un po' di eccitazione per la pesca mentre catturi carasse e tinche che sono abbastanza abbondanti in queste acque profonde. Ecco. Andiamo al villaggio delle acque tranquille e ci andiamo con l'imbarcazione. Ci andiamo. Quindi, villaggio delle acque tranquille. Partiamo da qui e andiamo al villaggio di acqua naturale. Questo qui, in questo punto, qui. Oh, e partendo da qui prendiamo la nostra imbarcazione. Prendo la mia imbarcazione, eccola lì, vado. Sono le 5 della mattina. Ci spostiamo avanti alle ore 21, 21, tempo avanti, ore 21, 20, 20, 21, 20, 20, più avanti 21, facciamo 20, così, tempo avanti, ore 20, sono le 20, il sole sta tramontando, la luna ancora non si vede, sono le 20. Vediamo le condizioni nell'acqua. Condizioni acqua. Condizioni acqua. L'acqua è 20 gradi con una temperatura di 23 esterna. Non c'è ve c'è sì, 1 metro al secondo, 1,5 metri al secondo. Va in quella direzione il vento. Di là. Oh sì, là. Tira così da quella parte. Quindi da là, da ovest. Da ovest verso nord. Verso. Così tira così, eh. Sud, sì, nord-ovest. Così. Così invece abbiamo
sud di là, ovest lì, non si vede più perché c'è, ecco così, ovest, ovest, verso nord, ecco, quindi da qui, da quella direzione, verso ovest. Cioè da nord-ovest. Ah, ecco, da nord-ovest. Nord-ovest, quindi da così, ecco, nord-ovest. Da questa direzione il vento tira verso di noi. In questo caso verso di noi. Così, quindi viene di qua e va verso sud-est. Va verso sud-est. Saliamo sulla nostra, ecco, e mettiamo in moto, mettiamo Z, l'ancora, e così, così si pesca. Così allo zoom e le mettiamo in moto e avviamo. Ah, è scaduta la come è scaduta? Ah, beh, non questa. È scaduta quella di ieri, Alaska, giusto? Perché ieri abbiamo pescato sul lago in Alaska. Per sicurezza, vediamo. Ebbè, no, no, ce l'abbiamo. È scaduta la licenza per l'Alaska, ma noi siamo sul lago Sunderbar, Jersey, in Germania. Vai. Ok. Vediamo sulla mappa. Facciamo zoom, così non lo vediamo, eh? Così, mappa. Allora, noi siamo qui, dobbiamo andare ai docks meridionali, che è questo qui, questo punto qui. Ci mettiamo una boa, ci mettiamo, dobbiamo andare qui, dobbiamo andare. Poi la togliamo la boa e ci serve come riferimento, ci serve. Ok, vai. Un po' c'è da camminare. Dobbiamo prendere la tinca da trofeo. Gli altri invece, la plica, la bramide e la tinca dorata, sono in altri laghi. Ho preferito spostarmi con gli
l'imbarcazione perché in questo modo poi eventualmente andiamo in mezzo al lago pescando con la canna da competizione, con la canna da fondo, ma sulla barca per pescare il siluro. Siamo quasi, dobbiamo raggiungere i docks meridionali, le acque calme, ci sono delle boe, cominciamo a ridurre la velocità, un attimo mi fermo anche, controlliamo di nuovo la nostra mappa. Non questa è mappa, ma questa. Ecco la nostra boa, l'abbiamo messa qui. Ecco dobbiamo raggiungere il villaggio delle acque tranquille. O meglio, no, abbiamo detto di andare, no, al villaggio delle acque tranquille. Al villaggio delle acque tranquille o ai docks meridionali? Perché si pesca sia ai docks meridionali sia nel villaggio delle acque tranquille. Però non sto leggendo. Sì, dunque, i docks meridionali con accesso a una delle zone più profonde del lago, un posto meraviglioso per praticare la pesca ricreativa di carpe, a una delle zone più profonde. Invece, il villaggio delle acque tranquille, un posto meraviglioso a godersi un piccolo pomeriggio estivo, concedendo un po' di eccezioni per la pesca mentre catturi orate, che sono abbastanza abbondanti in queste acque profonde. Andiamo al villaggio delle acque tranquille. Vediamo subito. La togli la mappa, vediamo questo. Noi stiamo andando da qui, dal molo, al villaggio delle acque tranquille, mentre i docks i docks meridionali sono questi, già, sì, quindi siamo partiti dai docks meridionali e stiamo andando al villaggio delle acque tranquille, in questa zona qui che è profondo. Quindi siamo partiti dai docks meridionali, dai moli, da dove abbiamo preso l'imbarcazione e stiamo andando qui, al villaggio delle acque tranquille. E c'è in questo punto, vedi, qui ci sono, questo è abbastanza profondo, vediamo se ci conviene pescare da qui o da qua, da quest'altra, che questa laterale sarebbe questa laterale sarebbe questa, sarebbe la pesca all'alba, pesca all'alba. Però alla pesca all'alba non ci sono le tinche, quindi va bene dove stiamo andando. Ok, rimettiamoci in marcia.
questo è il lago, la parte profonda del lago, ci siamo praticamente sopra. Direi di mettere una boa al centro. Siamo indicativamente qui, mettiamo una boa al centro lago per sapere esattamente dove è il centro profondo, profondità delle lì. Ne piazziamo una qui di boa, così abbiamo una. Dov'è? Eccola, l'abbiamo messa lì, l'abbiamo messa. Muoviamoci un pochino più piano. Dunque, vediamo, dovrebbe essere laggiù, vedo qualcosa che lampeggia. Ecco, un momento. Voglio anche. No, che sto facendo? Non serve. Già che siamo qui. Riprendiamo, mettiamo un'altra boa qui. Da qui. Qui così. Ecco, questo è il margine della parte profonda. Facciamo un giro a bassa velocità, vediamo la costa. Sì, ci siamo fermati, no, eh. Oh, e che cavolo. Teniamoci distanti. Allora, questa è la boa che abbiamo messo e possiamo toglierla. La rileviamo. Vediamo l'altra, quanto è distante. Dovremmo andare lì a prendere, a pescare, lì in quel punto. Quindi, questa la leviamo. Anzi, per il momento lasciamola. Torniamo indietro. Eventualmente scendiamo giù e peschiamo da qui, da questa riva.
Si è fatta notte, sono le 9. Così. Mettiamo questo, lasciamo il gommone dove non ci dà fastidio, lo appoggiamo al lato più in là possibile. Allora mettiamo il gommone laggiù dove c'è la boa e scendiamo a terra qui. Ok, lì c'è il nostro gommone, qui c'è la nostra boa, lasciamola, e lì c'è la nostra boa. Siamo qui, siamo, Andiamo, ci spostiamo di qua e ci mettiamo in questa posizione indicativamente. Facciamo un lancio di prova. Vediamo la distanza. Siamo lontani, siamo. Siamo lontani dalla boa. Siamo lontani. Quindi siamo lontani dal margine del fondo, della parte fonda. Infatti, se vediamo sulla mappa, qui, questo, le profondità vanno da 0 a 15 metri. E a 7 metri e 50 inizia la zona blu, quindi qui siamo intorno ai 7 metri e 50, qui 7 metri e 50, e la parte più profonda dovrebbe essere intorno ai 15 metri di profondità. Per siluro proprio dovremmo pescare proprio in fondo, per siluro. Forse qui andrebbe bene anche per la carpa, però come distanza questo sparisce il mio, sì, questi giocatori. E queste le boe? No, non so le boe, no. Allora, niente. Allora, vediamo un attimino le misure. Adesso vi faccio vedere un trucco che io ho utilizzato spesso. Praticamente, se questi sono 15 metri di profondità e questi sono 7 metri e 5, indicativamente i 7 metri e 5 sono questa misura che va dal bordo di questo quadrato, i 15 metri vanno dal bordo di questo quadrato a questo, quindi qui sono 15 metri, questi, di distanza, 15 metri.
poiché non corrispondono a questa misura qui, bisogna prendere un'altra unità. Per esempio, bisogna sapere quant'è questa distanza da qui alla boa. Come si fa? Si lancia la canna e si vede quanto distante è. E siamo troppo qua, siamo. Mettiamo un'altra boa. Vabbè, comunque non ci serve. Per poterlo fare bisognerebbe essere proprio lì vicini. Bisognerebbe. Prendiamo un po' un'altra canna, vediamo se ci arriviamo con un'altra. Prova con questa. No. No, non ci arriva manco così. Vediamo un'altra. Questa ci arriva. Vabbè. E allora per pescare lì come ci avviciniamo? Con la barca, per forza. Il siluro a fondo. Vabbè, non ci interessa. Comunque il siluro lo pescheremo andando in mezzo con la barca. Quindi 1, 2 e 3 abbiamo detto. No? E non ci importa più di tanto, tanto dobbiamo pescare adesso la tinca. E peschiamo la tinca. Quindi, usiamo canna da fondo. Facciamo il lancio alla massima distanza. Sono 67 metri. 3 metri e 8, 7 e 5, 3 metri e 8, va bene, peschiamo a 3 metri e 8, peschiamo a 3 metri e 8, intanto lo rifai su. È finito. Sì, è finito il premium. Ne prendiamo uno. Autorizza. Allora. 67 metri alla boa. 67 metri alla boa. Un posto per vedere per andare più vicino non c'è, perché la distanza sembra tutta uguale. Se peschiamo da qui è la stessa, da qui è la stessa. E va bene. E niente, peschiamo da qui. E qua non lo so che profondità c'ha. Comunque quello sembra il punto più profondo. Va bene così. Allora, via, giù.
lì la canna. Anche ieri mi ha fatto lo stesso scherzo. Come ho fatto ieri, c'è un bang. Vediamo un po' se. È un bug, che non riesco a muovere il treppiede, ma guarda, eccolo, adesso sì. Ecco. Così, sì. Adesso si muove. Non riuscivo a abbassarlo e alzarlo. Vediamolo di traverso. Andiamo di là. Scusate, sto cercando di mettere a posto. Ecco, così va bene. Ok. Ok, allora dicevamo, questa da fondo, facciamo la pastura. La pastura abbiamo detto che temperatura c'è, nell'acqua c'è, c'è 18 gradi, 18 gradi, 18, vabbè, notte, sì, giusto, 18 gradi, allora, 18 gradi, mettiamo pastura. Fresca, carpa fresca. Oh, questa non è adatta, sono 25 grammi, non è adatto il coso. Pasturatore da 100 grammi. Questo è da 90. Capacità media, capacità bassa, ci vorrebbe questo qui. Ok. Ci vorrebbe. Andiamo sulle pasture. Questa è per carpa. Vediamo le specifiche. Allora, carpa, stagni, fiumi, laghi, bacini artificiali, temperatura, tutte le stagioni, va bene. Ideale. Per attirare questi pesci in qualsiasi condizione durante tutto l'anno. Va bene, scegliere, ok, va bene, va bene. Ok. Va bene questa, sono 25 grammi. 15, mescola. Non è adatto per questo. No, non è adatto. Non è adatto. Non è adatto. Metti questo da 90. Neanche. No. Modifica la pastura. Questa era perché era per carpa. Era per carpa. Perché un 25 grammi.
Metti il 90. Abbassa questo. 15. 10. Un 25. Non è adatto manco questo. No, niente. Buttala via. Non si può usare. Niente, usiamo un'altra. Ne usiamo. Questa no, la riporti a 25, la riporti. Aggiungi 5. Questo è il testo. La rifacciamo. Quant'era? 15? 15. No, era di più. Sì, 25 grammi, sì. Peso 25. Sì. E 15. E lasciamo così, salva. Salvala. Carpa fresca. Ok. Ricetta salvata, 25 grammi. Niente, mettiamo allora questa qui. Temperata. Sono 18 gradi, 18 gradi e 18. 18 e 18, mettiamo da questa. Debole. Temperatura fresca, 18 gradi. Proviamo questo. Ne facciamo due. Rimettiamo questo. Abbiamo detto sono 3 metri. Questo,
Questo non serve, lasciamo qui. Ah! Vabbè, è andato più vicino. 57. Vediamo se tocca. No, va bene. Due galleggianti, eccoli. Uno il filo è verde, l'altro è giallo, è verde. Uno è verde, uno è giallo. Dovremmo mettere i galleggianti luminosi, se no non li vediamo bene. Stanno assaggiando l'esca. E i lamui sono grandi, quindi c'è sotto dei pesci piccoli che forse toccano e non riescono a prendere il boccone. Ecco per cui ho messo dei lami grandi.
Sono piccoli. Sono troppo piccoli. Cambiamo esca, non mi piace questa troppo piccola, a bocca al rotolo. Mettiamo i lombrichi, l'amo 4. E ci mettiamo i vermi rossi.
Cambiamo il galleggiante, lo mettiamo luminoso. L'altezza massima è 3 metri, lasciamo a 3 metri. Sono pesci piccoli questi. Pesci piccoli con la bocca grossa però. Allora. Vediamo un po' la mappa. Qui siamo distanti. I punti più profondi sono tutti distanti da riva. Tranne forse qui, questi punti dove sembra più meno distanza. Ci spostiamo qui, ci spostiamo. Qui ci spostiamo. Togli questo. Togli questo.
Mettine uno qui. Tira via questo. Siamo vicino. Allora, qui c'è lo spone dove i giocatori appaiono all'incirca là. Lì noi abbiamo messo la boa e là inizia la parte fonda. Mettiamoci qui, proviamo pure qui. Questo qui è. Siamo. Siamo praticamente siamo dove? Siamo all'incirca qui. Noi veniamo da qui. Siamo qui all'incirca. Qui. Qui in questo punto. Questo che dice pesca all'alba? Lucio Perca e Lucio. Tinca non ne parla. Per niente.
Un pinoro, abbiamo adesso. Boschi bavarese e campi d'oro. Campi d'oro. Questo è campi d'oro. E questo boschi bavaresi. Oro boschi bavaresi. Boschi bavaresi è questo. Questo è Boschi Bavaresi e questo è Campidoro. Campidoro. Vero? Boschi Bavaresi. Campidoro. Andiamo a Campidoro, allora. Campidoro. Qui. Togli queste. Questo è Campidoro. Qui c'è un'isola. Se riusciamo a raggiungere qui, questo punto, forse riusciamo a pescare in mezzo. Non è male come idea. Però il punto è c'è l'accesso. Passiamo così, così e qui, sì. Stiamo andando a Campidoro. A pescare le tinche. Sto cercando un posto che sia vicino a una zona profonda. Fino adesso ho trovato dei punti distanti dalla riva più della Lenza. Adesso invece mi sto dirigendo su un punto
e ho visto, sembra un'isoletta, devo vedere se ci si riesce ad approdare e a poca distanza c'è una fossa, un punto profondo. Il lago è bello grande, bello un bel po' distante. E ho visto che in quel punto ci sono anche altri giocatori che stanno prendendo le carpe. Abbiamo un bel po' di strada da fare. Andiamo con la barca. C'è un'altra boa. Piano, rallenta, perché ci dovrebbe essere una diramazione sul lago. Attenta alla boa. Possiamo vedere se possiamo entrare qui o più avanti. Ah, lì c'è un pontile. Non si attraversa. Mi sa che anche dall'altra parte allora sarà così, bisogna fermarsi e andare a piedi e lasciare l'imbarcazione. Vediamo se da quest'altra parte è uguale. Eh sì, c'è il pontile anche lì. Niente, non si attraversa. Peccato. Col gommone non ci si può andare. Vediamo se attraversando con i pontili, da un pontile all'altro, ci si arriva. Qui lasciamo l'imbarcazione qui. Peccato. Si scende, sì. Ok. E vabbè, scendiamo a terra. La mappa. Peccato, eh. Lì.
tempo. Vediamo dove siamo. La nostra boa è là. Non c'è verso da arrivare là a mezzo. Rivediamo un po'. Non c'è un pontile. Da lì però non entra. Tutto chiuso. Faccio prima così. Qui siamo qui. Loro stanno qua dietro. È il limite? Sì, è il limite. Più là di così va? Ah sì.
un po' lo spiazzo libero, un pochino. Qui. E lì. Questo che vedo corrisponde a questo tratto. Se riesco ad andare un pochino qui, mi avvicino di più. Però c'è questa robaccia. No. Lo raggiriamo. Qui com'è? Non ci va. Qui c'è poco luce. C'è poca luce. Qui pure c'è poca luce. Anche. Oh, ma che hai fatto?
Un 4-2. Tre due, quattro e venti. Ma che è bagato?
Usiamo la sanguisuga. Che è l'amo più grosso. Con la 1. Metti la sanguisuga. Se no, col 4 prendiamo sempre il rutilo. Anche questo lo rifaccio su e metto l'1. Eppure i gamberi di fiume italiani gli piacciono. Lascia i gamberi qui. Metti qui invece mettiamo la sanguisuga. Amo uno.
Oh, non mi tocca con l'orecchia, mi fai solletico. Una santa pazienza.
infatti. Adesso niente, abbiamo completato due missioni. Completato, quindi abbiamo preso la trinca da trofeo l'abbiamo presa. E abbiamo completato Sander Bargese. Quindi ci sono queste due nuove. Ci sono queste due nuove. Questa qui invece è esplorazione del Sander Bargese, Sander. Azione Sander Bargese, l'abbiamo presa la trinca, abbiamo finito anche questo, va bene. Queste sono le correnti. Maestria. Esplorazione, queste sono nuove. Carpe, ci vuole la canna per carpe. Ci abbiamo. Non ci abbiamo le esche per la carpa. Non abbiamo, quindi non si può usare la canna. Ci ritorniamo un'altra volta a prendere le carpe. Per prendere le carpe ci vuole la canna da carpe con le boilers. Invece, esplorazione Sander 2 e il siluro, andiamo a prendere il siluro che ci abbiamo le esche per il siluro. Andiamo a prendere il siluro. Andiamo con la barca. Oh, qui segniamo. Segniamo qui. Dove abbiamo preso la tinca. Tante volte ci può servire. Abbiamo messo. E invece andiamo a vedere il siluro. Vediamo un po' qui che ci dice. Ah, la luce verca.
Tinche. Anguille e siluro. Non neanche me lo dice. Allora. E niente, ho cercato su internet di vedere se c'è qualche cosa sul siduro, una posizione, ma non si trova. Neanche dice dove vorrebbe pescarsi. È un pesce di fondo, notturno, ma in che punto proprio lo andiamo a prendere sarà difficile. Devi prendere la barca e andare a un posto ben preciso, lo ti faccio vedere il tempo di smontare e ci andiamo, la devo fare anche io. Ah, ok. 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 Con la barca. Con la barca.
30 e 40 e sanguisuga. Proviamo quello più grosso, il 40. Ok, questa l'abbiamo fatta. Adesso prendiamo l'altro, che è dunque la tinca, l'abbiamo presa, trofeo. Siluro, esplorazione tinca l'abbiamo presa, maestria, dobbiamo fare maestria, allora questo va bene. Maestria, siluro, eccola, esca sanguisughe, ok, siluro oltre 9 kg, imposta.
Allora. Papi Genius. Buonasera, Papi Genius. Papi Genius. Ciao. Ciao, Papi Genius. E via. Vediamo. Sempre 4.
Ci vuole, eh?
vediamo un po' a che punto siamo. Sono 3 ore e 22. Chiudiamo la diretta. Si chiude. Buona sera a tutti.